Buongiorno a tutti, benvenuti in questa video lezione e oggi vedremo come convertire un numero binario in decimale e viceversa. Prendiamo un numerino. Allora, scriviamo 1, 0, 1, 1, 0, ok? Allora, per poter convertire questo numero binario in decimale, dobbiamo prima numerare le posizioni delle cifre da destra verso sinistra, quindi da destra verso sinistra in questo senso. Quindi adesso lo scrivo in un altro colore. Numeriamo le posizioni delle cifre: posizione 0, posizione 1, posizione 2 e così via, no? Posizione 3 e posizione 4 in questo caso. Quindi, dopo aver numerato le posizioni delle cifre, dobbiamo moltiplicare ogni cifra del nostro numero binario per 2 elevato alla posizione della cifra corrispondente, cioè facciamolo con questo numerino. Allora, iniziamo dallo 0, quindi 0 per 2 elevato alla posizione, cioè 0, poi più 1 per 2 elevato alla posizione che è 1, quindi 1 per 2 è la 1, più 1 per 2 elevato a 2, più 0 per 2 elevato alla terza, più, qui non ci va, vado a capo, più 1 per 2 elevato a 4. Va bene? Uguale. Allora, qui dove c'è lo 0 sappiamo già a priori che fa 0, quindi questi qua li possiamo già scartare, 1 e 2. Due belle x, così. Ecco. Allora, non ci resta che sommare questi altri termini. Quindi 1 per 2 elevato a 1 fa 2. Più 1 per 2 elevato alla 2 fa 4, perché 2 elevato alla 2 fa 4, per 1 4. Più 1 per 2 alla 4, 2 elevato alla 4 fa 16, quindi più 16. Quindi 2 più 4 più 16 fa, 16 più 4 fa 20, più 2, 22. 22. E questo è il nostro numero decimale che in binario corrisponde al numero 10110. Va bene? Adesso andiamo in un'altra paginetta e facciamo un altro esercizietto con un'altra cifra. Quindi 1, 0, 0. 0, 1. Allora, numeriamoci le posizioni. Posizione 0, 1, 2, 3 e 4. Poi iniziamo a fare la somma. Quindi 1 per 2 elevato alla 0 più. Qui le cifre, dove ci sono le cifre con lo 0, possiamo fare a meno di scriverle, no? Perché tanto viene sempre 0. Quindi se le saltiamo, in questo caso, queste tre cifre, passiamo direttamente all'1 qui. Quindi 1 per 2 alla 0 più 1 per 2 elevato a 4, che è uguale a 1 per 2 alla 0 fa 1, perché 2 alla 0 fa 1, per 1 1, più 1 per 2 alla 4 che fa 16 uguale 17. Ecco qui. Questa è la cifra decimale che in binario corrisponde a 10001. Ecco, questi due numeri sono i due numeri che ho sommato nel video precedente nell'addizione. Quindi, se volete fare la verifica dell'addizione, basta fare questo trucchettino qui.
Va bene? Adesso vediamo il procedimento inverso, cioè convertire un numero da decimale in binario. Come si fa? Allora, prendiamoci queste due cifre, 22 e 17. Andiamo in un'altra pagina, ecco. Vogliamo convertire il numero 22 in decimale nel corrispondente numero binario. Allora, come si fa? Dobbiamo dividere il 22 per 2, cioè dobbiamo fare una serie di divisioni per 2 e vedere i resti di queste divisioni. Adesso vi faccio l'esempio così capite meglio. Quindi iniziamo a convertire il 22. Quindi qui tiriamo una bella linea, bella dritta proprio, e dividiamo per 2, sempre per 2. Allora, 22 diviso 2 fa 11 con il resto di 0. Ecco, qui a destra ci scriviamo i resti, va bene? 11 diviso 2 quanto fa? Fa 5 con il resto di 1, va bene? Quindi 5 diviso 2 quanto fa? Fa 2 con il resto di 1. 2 diviso 2 fa 1 con il resto di 0. 1 diviso 2 quanto fa? Fa 0 con il resto di 1. Qui, come vedete, abbiamo i resti che corrispondono appunto alle cifre binarie del nostro numero binario che corrisponde in decimale al 22. Quindi, per ottenere il numero binario corrispondente, dobbiamo scrivere le cifre dal basso verso l'alto, cioè in questo caso 22 in binario corrisponderà a 1, 0, 1, 1, 0, che è proprio la cifra di prima. Vedete? 1, 0, 1, 1, 0. Ok? Eccola qui. Ecco qua. Bene, facciamo un altro esempio. Prendiamo il 17. Convertiamo il 17 da decimale in binario. Allora, tiriamo una lineetta qui. 17 diviso 2. Quanto fa 17 diviso 2? 17 diviso 2 fa 8 con il resto di 1. Qui scriviamo il resto. 8 diviso 2 fa 4 con il resto di 0. 4 diviso 2 fa 2 con il resto di 0. 2 diviso 2 fa 1 con il resto di 0 e 1 diviso 2 fa 0 con il resto di 1. Ora scriviamo le nostre cifre partendo dal basso verso l'alto e otteniamo 1, 0, 0, 0, 1, che è la cifra binaria che in decimale corrisponde al 17. Va bene? Infatti questa cifra qui, come vedete, è proprio la nostra cifra binaria che prima abbiamo convertito in decimale. Quindi i conti tornano, ok? Ok, grazie per la visione e alla prossima. Ciao ciao.